Voi non ci credete, ma ho dovuto chiedere un permesso speciale. Fatico a dirlo, perché nemmeno lui mi ha voluto. Perché? Beh, un po' di pazienza. Questa è la mia serata, tutta mia. Ma da dove volevo cominciare? Ah sì, solo dal morto ho saputo che non c'è differenza tra cielo e terra. E l'underground. Voglio dire che l'unica differenza tra qui e lì è la mancanza di luce. Se si stracci, stessa solitudine e buio. Fa freddo giù. Un altro freddo. Un freddo fisico. E c'è silenzio. Molto silenzio. Mentre qui prima di morire, sì, prima, io ho ascoltato molte parole, tante parole. Ogni parola un'illusione, e per ogni illusione una delusione, e per ogni delusione freddo, tanto freddo. Quel freddo che taglia i pensieri in due, l'anima in due, e ti fa stare ritto, anche se volessi piegarti, muoverti, nasconderti. Muori e dici, è finita. È finito tutto. Non più dolore, non più muore, niente. Ti aspetti un premio. Ma che? Dio. Già, Dio. Dio mi ha detto, tu sai perché sei qui? Non lo sapevo. Ma anche Dio aveva qualcosa da rimproverarmi. Dio, insomma, la pensava come gli altri. Vi rendete conto? Un vero shock. Così mi sono seduto e ho cominciato a riflettere. No. Mi sono seduto e le riflessioni sono arrivate tutte insieme, con i ricordi. E adesso ve li racconto. Io sono nato a Genova, poi nel 1986, che ve ne importa, ho deciso di andare a scoprire il sud. Sì, scoprire. Prima si va all'estero e poi si gira l'Italia. A quell'epoca avevo un po' di soldi e passavo tutto il mio tempo libero a scrivere. Era un poeta. Oddio, quasi un poeta. Insomma, prima tappa Pescara. Sì, lo so, non si trova al sud, ma per i milanesi è già sud. Poi andai a Bisceglie, Viterlizzi, Tricase, Tribuzzi, Santa Maria di Leuca, Nardò, Fragagnano, Taranto. E proprio a Taranto, in un caffè, ho incontrato un Dio non ha tenuto conto che stavo dalla parte del Papa.
ma tant'è. Tra me e Rosanna le discussioni aumentavano giorno dopo giorno. Eppure già la dà. Lei mi accusava di essere infantile, di dedicare troppo tempo alle mie poesie, di giocare troppo con lei. Però, quando facevo il buffone, rideva fino alle lacrime. Tutti gli amici offrirono di aiutarci con del denaro, ma l'offerta di denaro mi offendeva. Un posto di lavoro lo avrei anche accettato. Franco, Era, Gilberto avevano un sacco di conoscenze, ma di me non si fidavano. Il Sud mi aveva dato qualcosa che non sapevo di avere. Una dimensione più umana. La perdita del senso di un tempo solo produttivo. Era entrato in completa collisione con l'uomo macchina. E nel passeggiare all'aria aperta e nel cercare di trovare il tempo per stare con Andrea, ritrovavo me stesso. Qualcosa che non sapevo di avere. Mentre Rosanna, al contrario, riteneva che io stessi perdendo qualcosa, che diventavo perdente, socialmente perdente. Rosanna accettò del denaro, non me lo disse. Non credo fosse molto perché finì presto, coi nostri risparmi. Una sera, io ero in casa, chiuso in bagno, sommerso da giornali di ogni genere, bel investimento, e sentì rientrare Rosanna. Luca? Luca? Non risposi. Non so perché, ma dopo un po' uscì dal bagno e lo feci silenziosamente, senza il minimo rumore. Quattro quattro. Forse volevo farle uno scherzo, non so. Rosanna era al telefono. Ascoltai di nascosto. Preoccupata è un eufemismo. Sto pensando seriamente di chi...